Un cordiale saluto, è sempre un bel momento incontrare Emilia e i giornalisti nel momento della presentazione di un'esposizione e in questo caso diremo di più di una manifestazione. Infatti questa che viene presentata oggi è la prima edizione del Festival Urban Art Chiasso e questa manifestazione si sviluppa prettamente in due direzioni, come si può ben capire anche dall'invito. Da un lato quindi c'è la realizzazione sul territorio di Chiasso di ben 4 murales di grandi dimensioni e dall'altro invece una mostra qui, Spazio Piscina, dedicata alla urban art contemporanea. Da un titolo specifico che poi comprenderemo con la procuratrice Patrizia Catanore. Contatto più alto, dai graffiti all'archivismo, i danzi e oltre. Qui sono presenti per la conferenza stampa Davide Murati, capo di Castello Sport, primo libro del Comune di Chiasso, la procuratrice della mostra Patrizia Catano Muresi, storica dell'arte, sottoscritta, Mona Caron, artista che ha da poco firmato il murales a Chiasso, e Sirtacchi, artista che firmerà subito dopo il prossimo murales. Quindi in ordine andiamo indagando quello che è stato il concetto di questa iniziativa. E se da un lato i graffiti sono antichi quanto l'uomo, sappiamo infatti che fin dalle origini dell'antichità, proprio dalle vere e proprie origini, ancora prima dell'espressione scritta, prescritturale, come si usa dire appunto nei termini scientifici, l'uomo ha trovato delle modalità espressive attraverso il segno, il grafeo, con visioni apotrofaiche, con modalità espressive artistiche, basti pensare a testimonianze dalle grotte di Altamira, alle grotte che pensiamo e che abbiamo spesso visitate in alcuni casi, e parliamo di 20-25.000 anni all'inizio. Ma in questi innumerevoli esempi abbiamo anche una memoria visiva più recente che ci ha portato anche a scoperte che conosciamo dall'antichità, che emergono innumerevoli scavi archeologici e spesso comprendiamo come l'uomo abbia questa necessità di esprimersi sempre attraverso un segno, che sia codificato o no, che sia artistico o che sia fantasioso. In questo caso quindi ripercorrendo quella che poi tutta la visione anche della storia dell'arte, ci pare però importante qui a Chiasso, come città di confine, fare un punto della situazione, dove ha in una maniera diciamo assolutamente concepita nella contemporaneità, nei primi momenti del muralismo, e cioè negli anni 30 del Novecento, quando si inaugura una nuova stagione importante con lo slogan Muri e pittori, e nasce una vera e propria rivendicazione artistica anche dall'Associazione degli Artisti, dove ci troviamo in un momento storico conosciuto e indagato, pensiamo a Sironi, Achille Fumi e a quanti altri artisti che hanno supportato questa visione. E qui a Chiasso, proprio in quegli anni, siamo nel 1933-34, viene realizzato il grande murales nella stazione, il cosiddetto internazionale di Chiasso, da Pietro Chiesa, che rappresenta questi emigranti e quindi il significato di accoglienza della città di Bologna. E poco dopo Carlo Basilico, l'artista pittore che in quel momento era molto presente sulla scena di Chiasso, si esprime con il muralismo sulla torre scenica, sul retro della torre scenica del Cinema Teatro di Chiasso. Perché? Perché terminata la costruzione, avendo partecipato a tutta la decorazione, quindi 300 metri quadrati di decorazione del plafone, in maniera molto libera gli viene concesso di poter eseguire il murales, perché la torre scenica era nuda, era un muro piatto, finché, come dicono le cronache dell'epoca, un altro edificio non gli si accosterà. Ed è questo proprio il punto in cui Chiasso, città di confine, dove nei momenti delle altalenanze economiche legate ai flussi diversificati tra due legislazioni e due economie, spesso costruzioni e piani iniziano e poi rimangono più ciechi.
Quindi questo aspetto che la connota ci ha fatto pensare che questa motivazione potesse essere un elemento strategico per aprirsi alla scena dell'arte contemporanea come tante tavolozze espressive con giovani artisti di street art. Ecco che questo principio conduttore della manifestazione, quindi Urban Art, la sua prima edizione, vede la realizzazione di murales e la realizzazione di una mostra per poter capire e comprendere questo fenomeno artistico. Do con piacere la parola a Davide Murati, capo di Castello Sport e Tempo Libero, del Comune di Chiasso, e il Santo. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Entrando così a prima vista col tuo doppio ottimo, quindi già ti complimento con tutti. Cosa dire, come è nato il tutto? Il tutto è nato a una data precisa, che è maggio del 2022, quando la collega Francesca Cola Colombo, nuova responsabile marketing del Comune di Chiasso, già accennava al fatto di a me piacerebbe pitturare con Urban Art qualche facciata di Chiasso, eccetera, eccetera. Perché io dissi, va bene, hai appena iniziato, vediamo un attimino, porta avanti la cosa con le tue conoscenze, quando sei pronta, torna, la portiamo in municipio e vediamo cosa succede. Ebbene, Francesca è tornata già in autunno e ecco che il municipio ha visto di buon occhio, molto di buon occhio, questa opportunità per la nostra città e ha dato il via a quello che è un po' l'iter organizzativo, vale a dire i due dicasteri Sport e Tempo Libero che dirigo e insieme al dicastero Cultura, e qui un ringraziamento particolare al collega Davide Rossi, si sono messi in moto, ma soprattutto mi piace dire che si è messa in moto un po' la macchina rosa, possiamo dire, Francesca, Patrizia e Nicoletta. Da lì oggi siamo qui a presentare un po' il risultato di questo lavoro. Quello che a me affascina più di tutto di Urban Art è la prospettiva che un evento simile ha per la città di Chiasso. Prospettiva perché? Perché questo è un inizio quest'anno. L'idea è quella di continuare anche nei prossimi anni con ciò che attiene alle pareti e con gli artisti. Come si diceva prima, ormai quasi 100 anni fa, Carlo Basilico, ad esempio, ha fatto un'opera che è rimasta nella storia, la vediamo tutti i giorni. Ecco, ciò che mi affascina è proprio quello di dire, adesso ne abbiamo viste due, ce ne saranno altre due, ma dare un piccolo contributo alla storia di Chiasso, e questo secondo me è qualcosa di molto importante che va sottolineato. E poi, come anche si diceva, chi sono i Carli Basilici di oggi? Ne abbiamo più due oggi, no? Tra l'altro, una curiosità, in occasione della prima opera, quindi era Through the Design, che era circa il 10 di luglio, c'è stata la prima ondata di caldo, io sono andato a vedere questi artisti all'opera e c'erano circa 30 gradi, ok, va bene. Poi ecco che sono anche passato sabato mattina, erano le 11, c'erano 35 gradi, l'ho salutato dicendo siamo qui dalle 6 di mattina. Insomma, il calore delle emozioni, in tutti i sensi, perché a 36 gradi comunque questa opera. Ma chi sono? Abbiamo artisti ticinesi, ma americani di traduzione,
abbiamo artisti brasiliani, mi sembra di capire, abbiamo artisti messicani, io un debole per il Messico, quindi sono estremamente contento. Ciò rispecchia quella che è l'identità della nostra città, una realtà di frontiera, una realtà che vuole costruire dei ponti per comunicare, che assolutamente non vuole costruire dei muri e isolarsi. E questa è una cosa che, meno male, noi di Chiasso, io ecco, mi sento abbastanza orgoglioso quando dico che sono un cittadino di una città di frontiera. No? E questa è una cosa speciale, no? E con questa mostra sono proprio contento di dare spazio a una certa internazionalità. Quindi sono in conclusione, poi lo diranno, quindi esponiamo oltre 60 opere, delle quali oltre 30 di Vaschi, quindi il mio appello a tutta la popolazione, a tutti, venite a Chiasso, venite a vederci perché dura un mese, quindi la durata è corta, non è come le solite durate, no? Delle mostre, venite veramente a trovarci perché ne vale veramente la pena. E poi i soliti ringraziamenti, beh, innanzitutto allora nel caso dei colleghi di municipio, alle quattro donne, tre ne vedete prima, la Forza Rosa, la quarta è Laila Meloni, che a livello di responsabile di comunicazione adesso fa sempre un grande lavoro, quindi grazie mille. Il nostro ufficio tecnico perché monta, smonta, non è evidente con tutte le manifestazioni che ci sono, e poi ecco una cosa. Voglio citare quattro sponsor principali, che sono Marcastato, Masmino, Temetrai e Terziano, ma più che altro diciamo che questo evento ha suscitato parecchio entusiasmo, curiosità presso anche dei privati che hanno anche dato il loro contributo finanziario, tanto che se noi vogliamo dire i costi vivi, a Chiasso questa mostra costi vivi non è costata. Quindi capite bene. Il municipio quando ha visto l'opportunità, i tempi erano costretti, ma guarda, tutti insieme sono riusciti a fare un bel risultato. Quindi grazie ancora e venite tutti a Chiasso. Grazie mille, capo di Castero, Davide. Sto a tempo libero, Davide Duratti. Ricordiamo che ci troviamo all'interno del Centro Culturale Chiasso e che quindi l'aspetto del profilo culturale ed elemento anche di proposta specifica ha un senso all'interno del luogo e dell'essere. Quindi ci siamo chinati specificatamente su quello che era anche l'offerta da dare a un ampio pubblico. E considerando che i muri hanno sempre offerto questa sorta di lavagna espressiva all'uomo e al pubblico godimento dell'uomo qualunque, di colui che cammina, che si trova all'interno della città e sa guardare. I muri sono stati presi alla ribalta soprattutto negli anni delle contestazioni giovanili e quindi siamo negli anni 70 con la nascita dei grandi gruppi di writer nei bassi fondi di Lucchesi che hanno cominciato a emergere come luoghi proprio veri di espressione di frontiera come Futura 2000 e ricordiamo solo per fare due nomi specifici Paschia e Verento abbiamo delle citazioni anche all'interno dell'inizio di questa mostra. Però oggi, a distanza di 100 anni di quelli che sono stati anche per Chiasso i grandi momenti espressivi del murales che ho citato prima, ecco che questo fenomeno è molto presente nella contemporaneità della street art non poteva lasciarci indifferenti e quindi ricordiamo che è così molto articolata, che va dai, siamo abituati anche a leggere e a vedere dai minuscoli adesivi negli stickers piuttosto che all'uso degli stencil, come vediamo anche nell'espressione della spicchiata, e come giocare con queste immagini anche di segnalazione urbana, ma non solo. Sempre più la fortuna critica della street art ha fatto sì per preservare di distaccare questi muri, questo distacco appunto di intonaco per far entrare nei musei alcune espressioni della street art. E non solo,
anche gli artisti hanno fatto usato una modalità diversa, cioè usando le tecniche della grafica e della serigrafia in primis. Sappiamo quanto era vicino il ruolo all'interno della serigrafia e quanto anche lo stesso Dansky e non solo, moltissimi altri di loro, usano la riproduzione seriale ad alta tiratura di alcuni elementi specifici del loro linguaggio a livello serigrafico proprio per farli entrare nel collezionismo e nella divulgazione del loro concetto. Ecco, proprio con questo profilo è stata pensata l'esposizione, per godere all'interno delle mura e non all'esterno delle mura un percorso specifico. Do con questo e con piacere la parola a Patrizia Cattaneo Moresi, storica dell'arte e curatrice della mostra, per il concept espositivo, ma soprattutto anche per il titolo della mostra che già snoda un po' tutto l'insieme. Quindi, ringrazio innanzitutto Danilo Morati per la presentazione e per la fiducia che Renato ha dato a me e a Francesca, e ringrazio la dottoressa Osamina Cavadini che ha co-curato con me la mostra, e anche lei per avermi all'ultimo minuto dato lo spazio officina. Diciamo che è stata veramente una mostra improvvisata, un po' come vengono improvvisati gli stencil molto veloci fatti fortunatamente all'ultimo minuto, e quindi siamo stati un po' anche noi dai per l'ultimo minuto. Detto questo, io oggi sono qui sotto il cappello di presidente della neonata associazione Arte Urbana Ticino, non è ancora neanche stata presentata alla stampa, e sono molto orgogliosa di essere qui perché lo scopo dell'associazione è proprio quello di salvaguardare e promuovere l'arte urbana nel nostro cantone. Quindi grazie alla lucidante idea di Francesca Coro Colombo, grazie al Comune di Chiasso che ha aderito e ha sostenuto questa iniziativa, quasi posso dire che è il primo e vero intervento anche sotto il patrocinio dell'associazione Arte Urbana, che in questo caso proprio raggiunge uno degli obiettivi, che è quello di dare spazio agli artisti di esprimersi, poter mettere in rete musei, mettere in rete i muri, proprietà dei muri, i comuni, le scuole che verranno a visitare la mostra. È veramente fantastico poter iniziare con un'occasione del genere la nostra associazione. Perché Arte Urbana Chiasso? Sono stati già dette da moltissimi motivi, e capite che Chiasso è veramente un humus fantastico per quello che è l'espressione degli artisti che operano, che scelgono la loro tela in uno spazio pubblico, in uno spazio urbano, e sono molto contenta che i quattro artisti che abbiamo selezionato innanzitutto hanno detto di sì, perché anche qua dovete sapere lavorano all'estero, lavorano a volte con muri alti 30 metri, sono abituati veramente alle grandi metropoli. Due di loro sono appunto non solo svizzeri, ma anche cinesi che operano già all'estero, e per me è un gran onore avere qua oggi Mona, Mauro e anche Sertacchi. Dopo loro parleranno direttamente delle loro opere. E abbiamo, come è stato detto, due artisti internazionali, una crew piemontese che ha già realizzato l'opera in Via dei Carchi, e dal Messico attentamente una presa che realizzerà il suo muro all'acquedotto. Quindi anche, non voglio sempre parlare della parità di genere, ma in questo caso mi piace anche ricordarlo che Rosa anche che ha la line-up degli artisti, e come è stato detto oggi noi qua siamo al fresco, stiamo benissimo, ma io vorrei sempre ricordare che questi artisti, che sono artisti a tutto tondo, lavorano a meno 10, lavorano con la pioggia, lavorano con la pellicola, e è veramente una cosa non usuale, è faticoso, un lavoro veramente molto faticoso, soprattutto per le donne. In questo nascono tante collaborazioni. Veniamo, perché siamo lo spazio officina, già stato detto anche qua, per me è importante
ci siamo resi conto che ci sono ancora molti pregiudizi su quello che è il mondo dell'arte urbana, la street art, come viene ancora visto per chi non conosce la storia, come semplicemente vandalismo di fura, cosa che in realtà non è, lo capiamo perché sono artisti che studiano come gli altri ma scelgono un luogo pubblico per l'espressione. Quindi il desiderio di spiegare al pubblico che verrà a vedere questa prima edizione di Quattro Murales di poter anche, grazie alla mostra che abbiamo messo in piedi, di spiegare la storia dell'arte urbana, da dove nasce, quindi dalle prime date che vengono avanti. La data è proprio il scrivere velocemente con una bomboletta ai tempi della Porta di New York, il proprio nome, in realtà la propria data che bisognava farsi riconoscere, il numero della propria strada che non viveva, e spiegare via via come si è evoluta fino ai giorni nostri, che ovviamente non potevamo non parlare anche della figura controversa di Banksy, che è molto polarizzante, perché la stessa stampa oggi, prima Banksy esce con una nuova opera, in generale con tutti ne scrivono. E questo è l'artista più seguito sui social, è l'artista che riesce veramente con il suo artivismo, che è arte e attivismo, promuovere delle attività come la sua barca che lui sostiene, che raccoglie in Africa, visto il nostro Mediterraneo, ha realizzato un albergo in Palestina per aiutare i palestinesi, per portare l'attenzione. Questo è veramente degno di nota e io sinceramente non mi viene in mente un altro nome di un altro artista contemporaneo che è così attivo realmente. E più non sappiamo nulla, non sappiamo il suo nome. In un mondo dove invece l'apparire, l'essere sui social, il farsi selfie è il motivo principale di oggi sui social tra i giovani, anche se un po' di problematiche, quindi Banksy, il suo superpotere è il suo anonimato, ma possiamo capire chi è Banksy, chi è la persona grazie alle sue opere, quindi lascio parlare le sue opere. Non vorrei dilungarmi troppo sulla mostra, avete una cartella stampa che è stata realizzata in modo eccellente, se avete domande più specifiche sui singoli artisti, perché poi vedete, abbiamo cercato di riassumere una sessantina di opere di imprese di Banksy, quello che è il valicato aspetto del mondo dell'arte urbana, quindi neanche tutti gli artisti che fanno morire un'opera per il mercato. Ma lo stesso Banksy ha realizzato sia per diffondere l'immagine, ma anche per evitare che le persone andassero a staccare i muri. Quindi ti piace? Ti do la possibilità di vendere a £150 una serigrafia, oggi valgono fino a 18 milioni, la famosa che è stata trattata, e questo è il mondo del mercato dell'arte. Detto questo, vedete, valide, cioè dalla Ryan Space Rare alla Sensi, alla serigrafia, alla pittura su tela, allo spray. Tutte queste tecniche oggi vengono utilizzate anche su noi. Le tematiche sono svariate. Questa è la mostra e vorremmo veramente che il pubblico si avvicina e capisse che dietro ognuno c'è tutta una storia. Di cui Chiasso può vantarsi come il più grande murales e il più longevo della Svizzera, per cui casca a fagiolo anche. Tutto perché Chiasso è una città di confine, dove crocevia di merci, di persone, di culture, di idee, ed è quello che vorremmo anche creare. Quindi in passato l'abbiamo analizzato, esiste già, c'era già la volontà di Chiasso 100 anni fa di portare avanti il muro ai pittori, ma dopo 100 anni il comune ha riavviato questo per il futuro, per dare un'immagine di speranza, come lo è la classica che conosciamo tutti, ragazza col palloncino di speranza per Chiasso, con il colore, con gli artisti, non solo quali pubblici lo vedono, ma come hanno analizzato Mone e Mauro, hanno vissuto all'interno del terziano, quindi hanno conosciuto tutti gli terziani, tutti i chiassesi. Io sono stata per esempio ieri, tutti si fermano, tutti parlano con loro, questa interazione
sono anche espressioni di quelle che saranno. Ecco, questo è l'auspicio che sia la prima edizione di tante collaborazioni e che possa essere costruita non soltanto dai chiassesi, ma da tutto il Ticino e anche dalla vicina Lombardia. Quindi auguro di goderne, veramente sono solo 30 giorni, quindi il prima possibile, soprattutto da vedere la mostra di tutto il mio ramo. Grazie a tutti e io ringrazio ancora tantissimo per essere stato qua di Bonetta, il comune, Francesco Polo Colombo, Veronica, Laila, tutti quelli che sono tutte donne, a parte uno, tutte donne alla volta. E la mostra che potete vedere dopo aver passato la prova fisica, così andiamo pian piano a scoprirla e poi a fare il brindisi assieme e stanno facendo il servizio catering. La mostra è composta da 62 opere con 30 artisti, per esattezza 29, una trentina quindi di artisti e che fanno scoprire il fenomeno della street art dal punto di vista concettuale iniziale, come è stato detto, ma abbiamo anche, ci sono importanti riferimenti sia litografici che serigrafici e anche in offset con Basquiat, comunque anche alla loro esperienza di comunicazione con la street art in questo ambito di inizio e si sviluppa poi per tutta questa metà verso sinistra con le opere, 34 opere serigrafiche di Bernstein. L'omaggio ai ticinesi è fatto su questa parete, per cui avete il riferimento in cui coloro che operano sui murales quindi su grandissime dimensioni, perché la grande difficoltà del murales è quello di controllare la visione dell'insieme che va vista a metri di distanza, operando però a tu per tu con la superficie. Quindi ci vuole questa capacità di visione e anche di ginnastica mentale. In alcuni casi i muralisti sviluppano il bozzetto, altri invece hanno un aspetto estemporaneo. Sono scuole di pensiero diverse, sono modalità anche molto diverse, come vedrete, di tecniche e di costruzione del murale stesso. Quindi in queste cinque opere gli artisti cinesi si è voluto dare un exemplum, perché l'artista spesso per conquistare anche il mercato comunque di galleria realizza degli elementi su carta fotografica applicata su legno piuttosto che con sprayer su tela piuttosto che con acrilico, o vedete come il stecco, come tavolozza, usano assolutamente delle modalità inconsuete nella come dire storia delle tecniche artistiche, pur basandosi su queste. Quindi sulla parte sinistra avete lo svolgersi di Bernstein e vi invito a vedere, alcune sono estremamente iconiche e si riferiscono a tanti salti storici delle sue installation, con cui ha fatto, ha esordito anche nel campo della critica dell'arte contemporanea. Abbiamo un murales riportato perché è su tavola e ricomposto nella parete di fondo e quindi qui abbiamo degli episodi che guardano molto agli aspetti geografici, per cui abbiamo l'area francese, abbiamo l'area americana, abbiamo l'area anche svizzera, abbiamo anche l'area italiana. Quindi ci sono delle punte molto forti e vi invito a vedere dall'italiano più piuttosto che a tutti i grandi dispensi in base alle geografie e ricerca. Quindi è un mondo da scoprire, però sentendo anche parlare delle loro esperienze. Quindi invito con piacere a venire qui al microfono l'artista che ha di origini ticinesi
se non ero nata, sì, Mona Caron, che hanno appunto da poco firmato il Lessing di Altrici, e ormai è a termine, ecco, e quindi con questa esperienza nativa di Dragno, no? Intragno, ecco, intragno, e però per esperienze internazionali all'estero. Grazie mille, dottoressa. Molti ringraziamenti che ho avuto a in ordine del nostro primo punto di contatto, l'altra Patrizia, che per l'invito, per aver pensato a me e poi a noi. E anche un enorme grazie alla città di Chiasso per questa apertura, per includermi, includerci in questo esperimento che è nuovo. E io sono molto felice che abbiate fatto questo, anche perché veramente per me fare un muralismo presenta veramente un'opportunità all'artista diverso di quello di opera da tavolozza, cioè proprio, se parlo di me stessa, proprio l'inserimento di un'immagine nel contesto totale della landscape urbana, diciamo, del paesaggio urbano. Nel mio caso è stato anche bello, cioè, nel mio caso io utilizzo questo tipo di spazio proprio per giocare con le dimensioni, avete parlato di dimensioni grandi, eccetera, questa è un'opportunità di fare, per esempio, quello che faccio io, che in questa serie per la quale sono stata invitata, di rappresentare delle piante selvatiche in dimensioni e con un'aria di importanza, di dimensione, di altro, delle cose, delle piante, insomma, in una dimensione inversamente proporzionale all'attenzione che normalmente le prestiamo. È un po' un inno alla, diciamo, alla riconquista della natura, del paesaggio, un po' del mondo, diciamo, e nel mio caso anche un po' una celebrazione di questa resilienza, resistenza che ha la natura. Anche così, si è parlato molto del rosa, del femminino, nel mio caso un po' del verde, questa magari mi vedo un po' come un controbilanciamento, diciamo, l'antropocentrismo dell'arte in generale, proprio un po' dar voce alla natura, che è sempre quella che non è mai stata ascoltata, diciamo, che non ha persone sufficienti che difendono la sua posizione. A Chiasso in particolare è stato un piacere lavorare qui, perché ho potuto fare un omaggio, diciamo un omaggio ad un chiassese in particolare, cioè la mia pianta è stata tratta da un libretto che io ho trovato, pubblicato a Chiasso, penso nel 2010, Flora Ferroviaria, è stato ripubblicato, ho trovato questo libretto, proprio io ho già molto addentrato questo progetto degli erbacci, diciamo così, che faccio io. Ho trovato in Ernesto Schick un antecedente, cioè lui ha operato fino agli anni 60, inizio anni 70, ma con uno spirito simile, come ferroviere che di giorno lavorava, magari metteva anche i diserbanti per pulire, diciamo, no, i binari, di sera faceva dei ritratti alle piante pilota che erano sopravvissute, quelle che ce l'avevano fatta, quelle che ci sono, nonostante tutto il lavoro di estirparle, sono riuscita a tornare. E un po' questo spirito, poi ho trovato un antecedente in un chiassese, ho voluto fargli rendergli omaggio, quindi per linea d'eccezione generalmente faccio solo il ritratto eroico della pianta, in questo caso ho aggiunto un binario sotto proprio come per riferire alla a Flora Ferroviaria, a questo libretto di Ernesto C. Quindi questa piccolo nesso specifico con Chiasso. E niente, ho lavorato con Mauro Neri, un graffitero brasiliano di Sao Paolo, della periferia di Sao Paolo. Per fortuna, senza di lui non ce l'avrei fatta in queste condizioni, quindi ringrazio tantissimo Mauro, senza di lui non ce l'avrei fatta in questi film. Penso sia tutto, spero di voi. Grazie moltissime, Mona Caron, che guarderemo sempre, perché in ordine di geograficamente e topograficamente
il primo murales che si vedrà sempre in Tranco Chiasso, perché è il primo che questo è omaggio verde anche a quel luogo che prima, non so se voi sapevate, ma c'era un bellissimo parco con grandi alberi, e quindi c'è anche un ricordo del Genius Loci di quel luogo, dove un campo sportivo dove hanno giocato. Prima ancora c'era il campo di Jacopo Pomacini, dove è stato, e nel piano Wallen è diventato il campo di patate per cibare. Quindi c'è una storia molto articolata che ritrova sempre però l'indice del verde, e mi sembrava quasi appunto di ricordare questa piano Wallen per dare cibo piantando le patate sul campo sportivo. Quindi c'è un significato molto bello anche questo. Un altro tema centrale è che questi writer hanno inizialmente fatto la loro attività underground e di nascosto, di notte, sui muri di altre proprietà. Quindi era la loro esigenza trovare un nickname, un nome segreto, un elemento che li caratterizzasse, e questo spesso è rimasto, e poche volte sappiamo il nome vero, perché è proprio. E su questo elemento Vansky ci ha giocato sapientemente, negando anche visivamente la sua identità e creando questa allusa di, come dire, non conoscenza, che crea maggiormente ancora un interrogativo. Sirtaki, in questo caso è un nome Dante, ma con un piacere, artista che invece firmerà il prossimo murales a Chiasso, il cinese, anche dopo le chiede la parola, con il suo nickname Sirtaki. Buongiorno a tutti. Ah, interessante la questione del nome, perché adesso le persone lo chiedono, io credo che più che nascondere o celare un'identità è quasi una divisa che io metto in più di della mia persona. È una cosa che si è sviluppata naturalmente in modo naturale, quindi è difficile capire, però no, io in verità non ho mai fatto niente di legale. No, nel senso, io vengo dal rap, quindi sì, sicuramente c'era la questione graffiti, tutta questa cultura da tanti anni, e quindi sì, era anche una cosa abbastanza importante, non più prima. No, devo dire che Chiasso mi vuole bene, infatti volevo ringraziare tanto la città, perché io ho fatto già la Biennale dell'Immagine nel 2021, con tra l'altro un'opera effimera in Corso San Gottardo, e devo ringraziare sicuramente al Trust per aver fatto questo ponte che vedrete questa bellissima manifestazione, perché il murales che realizzerò in Via Ode Scalchi 11, che è la facciata che dà verso la strada cantonale sul parcheggio della Coop, e in verità è un lavoro che io avevo progettato da diverso tempo con la proprietà, che ha gentilmente messo a disposizione la facciata. E alcuni mesi fa Patrizia mi ha chiamato e mi ha detto: mi ha saputo che fai questa cosa, noi proprio nelle stesse date abbiamo parlato al Chiasso e quindi ci piacerebbe collaborare. E io ho accettato volentieri, perché credo che appunto in un cantone così piccolo, dove questo tipo di arte magari meno conosciuto e sviluppato, era importante avere le forze piuttosto che fare le cose separati nello stesso periodo. Quindi grazie mille, grazie a tutti. E allora, io sono presente in questa mostra con Greta, che è il titolo di questa opera qui, la ragazza con le telecamere che venivano distrutte da questo sabotatore, e invece realizzerò questo murales a Via Ode Scalchi. Che dire, allora, io sono innamorato dell'essere umano, delle persone. Le mie opere hanno dei titoli che sono dei nomi propri. Quindi questa è Greta e farò Roberto, Via Ode Scalchi, e mi piace molto lavorare nello spazio.
la facciata di Due Scarchi non è piatta, è molto irregolare, presenta tanti balconi e una tomba delle scale che esce rispetto alla facciata. Quindi si creerà questo gioco di prospettiva e di profondità che potrà anche confondere un po' lo spettatore, e... però l'idea è appunto di interagire direttamente sull'architettura. È una cosa che io non ho mai fatto, nel senso che io normalmente uso il muro come una tela. Sicuramente mi studio lo spazio, il contesto, quello che succede attorno, però è raro che uso veramente il palazzo come parte del collage. Perché dico collage? Perché io lavoro principalmente con collage. Quando faccio dei muri faccio delle stampe normalmente e li incollo come vengono incollati i manifesti pubblicitari. E niente, quindi questa per me è una prima, interagire sia con il palazzo e con l'architettura e sia in pittura. E per quanto riguarda l'opera, io faccio fatica a svelare il soggetto, però vabbè, potrete capire, visto che si chiama Roberto, che ci sarà un protagonista e questo protagonista cercherà di interagire lui stesso con il palazzo e con le persone che ci vivono. Questo aspetto qua che ho sottolineato prima è stato molto interessante, perché entrambe le esperienze che ho avuto a Chiasso mi hanno permesso di incontrare delle persone molto socievoli. Cioè, io non ho ancora cominciato il lavoro, cominciamo lunedì, e devo dire che questa settimana di preparazione ha parlato almeno 30 residenti delle Scarchi, dove si è creata un'atmosfera incredibile. Vi racconto solo questa cosa, poi chiudo. Mentre stavo prendendo le misure, è uscita una signora dicendomi anch'io faccio quadri. È uscita con un quadro che l'ha tolto dal muro di casa, l'ha fatto vedere. Abbiamo le foto, tra l'altro, perché c'era un mio amico fotografo. E quindi niente, cioè abbiamo questa foto dove io prendo le misure alla signora, che il Scandinsky rifatto da lei, tra l'altro molto bene anche in senso. Quindi no, è bello, io credo che, adesso parlo per me, non voglio parlare perché ognuno ha la sua esperienza, poter lavorare su muro e quindi nell'ambiente, nella città, permette di incontrare le persone, e per una persona innamorata delle persone come me è tutto. Grazie. Sì, Tracchi. Ecco, piccole storie ma che rivelano una grande profondità, ed è un'interazione quella che crea la urban art tra la persona qualunque che passa all'interno della città e scopre un mondo diverso rappresentato all'interno, cioè si rappresentato sul muro. E se ha modo di conoscere anche colui che lo organizza, si crea una sintonia e un'interazione ancora maggiore. Ricordo che Trulli Design ha già terminato il primo murales il 14 luglio, il vicolo dei Calci, che è già visibile, e che poi, come ultimo tappa, è quello di Attentamente una presa, che dall'11 al 20 settembre concluderà a chiusura mostra l'ultimo murales. Quindi una mostra dedicata all'urban art, che indica anche un percorso all'interno della città, come è rappresentato anche nell'invito, e l'interazione tra il concetto della street art a livello, diciamo, proprio di pensiero artistico, lo si può vedere all'interno della mostra, la realizzazione si può scoprire partendo proprio da più vicino, dal murales della Torre Centrale del Cinema Teatro, ma lo si può scoprire anche chi verrà a Chiasso in stazione dal grande murales di Pietro Chica, che è dentro nella hall della Stazione Ferroviaria Internazionale di Chiasso. Quindi auguriamo a tutto il pubblico molto indifferenziato e aperto e incuriosente di venire a Chiasso per il Festival di Urban Art. Vi ringrazio della presenza, se ci sono domande tra i giornalisti, altrimenti direi vi facciamo giro tra le opere se avete domande, e poi facciamo un brindisi che è pronto e parte per brindare in tutto quello che si può. Grazie della vostra presenza. Grazie.